racconto, è portata a Palazzo Marino una decina d'anni fa, in cui con grande sorpresa e quasi sbigottimento, e però con anche grande onestà, ovviamente, nel rigore intellettuale e scientifico, riferivi di un consenso praticamente bulgaro, plebiscitario del sindaco Albertini, che oltrepassava il 70% del consenso. Adesso non ti chiedo qual è se esista probabilmente una proiezione attuale, ma il sentore, il sentimento dei milanesi oggi può essere già misurato rispetto al futuro e al presente e al futuro della guida della città? Certamente. I milanesi di solito amano il loro sindaco. Solo nel caso di Letizia Moratti si sono trovati dei valori più critici durante il mandato. Si è detto, è scritto nel libro, Letizia Moratti non comunicava per suo carattere o perché mal consigliata, per qualche motivo. No, ma lo spiega in modo molto raffinato, proprio scavando nella psicologia sociale della Letizia Moratti. Cioè lei non è abituata ad avere a che fare con il popolo. Perché, Questo l'ho letto, non è, anche quelli non abituati a avere a che fare con il popolo possono talvolta avere delle capacità comunicative che sul momento, come se fosse un attore, insomma la comunicazione è una cosa che puoi avere anche se non hai tutti, se non sei un capopopolo. Letizia Moratti, secondo me, più non è tanto un fatto sociale quanto un fatto proprio caratteriale, non aveva questo, ma non siamo qui per discutere della morale. No, però viceversa, Pisapia ha questo aspetto comunicativo e ci sono, no, la Giunta fa un sondaggio regolare, credo come se fuggisse, qualcuno me ne ha parlato, un sondaggio regolare dal quale viene un consenso molto 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 elevato. Albertini, che pure non era un grande comunicatore, però aveva un consenso molto molto elevato, e anche Pisapia ce l'ha. È molto difficile trasferire questo consenso, cioè nella politica oggi, diversamente dai vecchi tempi quando ero giovane, è un fatto molto personale. Una volta c'erano i partiti, uno votava il proprio partito, uno aveva il proprio partito. Adesso un recente sondaggio fa vedere che per metà della gente il proprio partito non esiste. Prima di negli anni 60-70 tutti avevano il loro partito, poi lo votava. Adesso metà della gente, ancora di più a Milano, non ce l'ha e si riferisce alla persona. Quindi questa capacità, questo appeal personale è difficile da trasferire. Lo dico perché siamo in vista di una nuova competizione elettorale. Siamo qui a tutti posta. Per la competizione elettorale, no. No, questo mi era sfuggito. E tutti si interrogano su come andrà a finire. La verità è che come? Questa è una serata antropologico-culturale. Quindi non ci si interroga. Allora, nessuno si interroga su come andrà a finire. E la cosa che talvolta non si sottolinea è l'importanza della campagna elettorale. La verità è che Pisapia ha vinto, sì, perché, come è scritto nel libro, aveva dietro consenso, ma anche perché ha fatto una campagna elettorale, io me la ricordo, me la ricordate tutti, eccezionale, e anche perché Letizia Moratti fece una campagna elettorale pessima, dicendo le bugie, due cose che nella campagna elettorale non si devono fare assolutamente, c'è scritto nei manuali per bambini di comunicazione politica. Quindi bisogna vedere se i candidati che emergeranno nelle prossime settimane, mesi, a un certo punto, come dici, dovranno pure esserci dei candidati, saranno capaci di comunicare efficacemente nella campagna, e tutto dipenderà davvero dalla campagna elettorale. Nulla è scontato. In questo però Pisapia gode di un grande vantaggio che potrà trasmettere a colui che lui, per il qua, che sosterrà
nella campagna, se sosterrà qualcuno. Ma la domanda perché... qual era? È finito, ho finito. Sta rispondendo. No, no, ho finito. Perché gode di un grande consenso? La domanda era se la godeva di un alto consenso. Per non rispondere solo sì, e sembrare maleducato, ho articolato un po' fin troppo.